Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Fratelli e sorelle, la buona novella questa domenica vi giunge dalla piazza davanti la cattedrale, piazza che apre la chiesa madre della nostra città e della nostra diocesi alla città stessa e al mondo. Su questa piazza, infatti, si affacciano le case e si affaccia anche la casa comunale, simbolo proprio della nostra città. A significare che il messaggio del Vangelo che domenica scorsa il Signore Gesù ha predicato nella sua casa di Nazareth deve essere predicato anche alla città e al mondo. Certamente lo ricorderemo tutti, Gesù a Nazareth non è stato accolto e ha dovuto con amarezza constatare che il profeta non è disprezzato se non nella sua patria. Però il Vangelo è più importante di una singola non accoglienza. Il Vangelo deve essere annunciato necessariamente a tutti e ovunque. E così, come ci diceva il Vangelo di domenica scorsa nella sua chiusura, Gesù continuò a passare di villaggio in villaggio insegnando. E nello stesso tempo chiamò a sé quelli che egli volle e associò i discepoli alla sua missione. Continuò lui, Gesù, ad evangelizzare, chiese agli apostoli di aiutarlo nell'evangelizzazione. Forse noi avremmo reagito diversamente, ma Gesù ha pensato così, perché il dono del Vangelo davvero è inestimabile. Gesù poi non dice agli apostoli con chiarezza cosa dovevano dire, ma spiega soprattutto come dovevano fare. In che modo dovevano annunciare quel Vangelo, che non era assolutamente una lezione o una dottrina, ma era il racconto di una esperienza, il racconto di un incontro fatto dai discepoli stessi con Gesù e che aveva trasformato la loro vita. Annunciare il Vangelo, come diceva San Paolo, è un dovere per tutti i battezzati, per tutta la Chiesa. E annunciare il Vangelo e raccontare proprio questa esperienza di vita nuova che il Signore ci ha regalato. Dobbiamo avere soltanto un bastone nelle mani, dice Gesù ai suoi discepoli. Il bastone che è il simbolo di un punto di appoggio, il bastone che è il simbolo della possibilità di compiere una meravigliosa impresa come quella compiuta da Mosè in Egitto per liberare il popolo. Il bastone rappresenta il Signore Gesù al nostro fianco e come Mosè con il bastone aprì il Mar Rosso, come Mosè fece uscire dalla roccia l'acqua, così anche noi, con il bastone dello Spirito di Dio, con il bastone della parola di Dio, con il bastone della presenza della Chiesa al nostro fianco, possiamo compiere la meravigliosa opera dell'evangelizzazione. E poi dobbiamo avere i calzari ai piedi, certamente perché la strada è lunga, è faticosa, perché la strada, il viaggio, rappresentano la presenza dell'amore di Dio che si fa a tempo per noi e che ci porta poi ad abitare nelle case dove l'amore si fa spazio per noi. Ma anche perché Marco scrive ai credenti di Roma, e a Roma coloro che andavano scalzi erano gli accattoni e gli schiavi. E quindi Marco voleva dire ai cristiani che loro non sono né schiavi
né accattoni, ma sono figli di Dio e fratelli fra loro, proprio per aver incontrato il Signore Gesù, ed essersi rivestiti della tunica. La tunica, una sola, dice Marco, ne dobbiamo portare, è simbolo della dignità dell'uomo, è simbolo della bontà della sua esistenza, della bellezza della sua esistenza. Come dicevamo domenica scorsa, noi siamo preziosi agli occhi di Dio, il Signore ci ha disegnato sul palmo delle sue mani. Ma l'unicità della tunica, oltre a significare che non dobbiamo fare sfoggio di uno sfarzo eccessivo, significa che noi dobbiamo portare Cristo, l'uomo nuovo di cui ci siamo rivestiti. Non dobbiamo avere due tuniche, un modo di vedere, di pensare, di parlare, di vivere, di agire dentro la Chiesa e un modo diverso di agire nel mondo di tutti i giorni, nelle cose quotidiane. Dobbiamo avere un'unica tunica, dobbiamo essere figli di Dio e fratelli fra noi quando celebriamo l'Eucarestia o viviamo momenti di preghiera e anche quando viviamo la vita quotidiana del lavoro, dello svago, della politica o dello sport. L'unicità della testimonianza è fondamentale per la credibilità della testimonianza stessa. E poi Gesù dice di andare a due. Il cristianesimo non è un'avventura solitaria, il cristianesimo è l'avventura di una comunità, è il Signore che chiama ed è la Chiesa che invia. Certo, per gli ebrei due persone erano il minimo per rendere credibile il messaggio, per dare verità a ciò che veniva detto, ma è anche espressione proprio della comunità. È la Chiesa che invia, è la Chiesa che annuncia il Vangelo. Non siamo ciascuno di noi singolarmente. Per questo motivo non dobbiamo puntare sulle risorse umane, né quelle dei beni, né quelle della ricchezza, ma nemmeno quelle della cultura, nemmeno quelle della bella presenza, nemmeno quelle della facilità di parole. Dobbiamo affidarci soltanto al Signore e con la forza che ci viene dal Signore, con il dono del suo Spirito, noi dobbiamo annunciare a tutti questo mondo nuovo, questo volto nuovo di Dio, questo volto nuovo dell'uomo, questo volto nuovo della umanità. E in questo senso possiamo comprendere anche il potere di scacciare i demoni. Il potere di scacciare i demoni è l'unico potere che il Signore dà ai Suoi discepoli. Non dà loro il potere di comandare, non dà loro il potere di dettare ordine, ma di scacciare i demoni, cioè di togliere tutto ciò che non è vita, di togliere tutto ciò che disumanizza le persone e le relazioni, la società e il mondo intero. Scacciare i demoni significa vivere da figli, scacciare i demoni significa vivere da fratelli e quindi bandire dalla nostra vita, dalla vita della Chiesa, dalla vita della società, ogni ingiustizia, ogni forma di violenza, ogni forma di aggressione contro le persone, contro Dio e anche contro l'ambiente. Accogliamo questo messaggio, sapendo che potremmo anche essere rifiutati. Fu rifiutato Gesù e Gesù dice ai discepoli che il risultato non è garantito. Ci viene chiesto semplicemente di annunciare il Vangelo. Ci viene dato questo compito. Non c'è il soddisfatti o rimborsati. Possiamo essere rifiutati. Il nostro annuncio può essere non accolto e noi dobbiamo rispettare la libertà degli altri, la volontà degli altri. Noi dobbiamo rispettare i tempi degli altri. Il Signore Gesù non invita ad alzare la voce, a sovrastarci come a volte vediamo fare nei talk show televisivi. Il Signore Gesù propone il suo Vangelo, certo dicendo che chi lo accoglie, come chiudevamo domenica scorsa, si fa più uomo, ma non lo impone a nessuno. Il Signore Gesù poi ci invita anche ad accontentarci nella sobrietà di ciò che ci viene offerto. Andate in una casa e lì rimanete. Era bello questo indizio che dava il Signore Gesù, perché penso che tutti ne facciamo esperienza. La prima accoglienza non è mai, quasi mai, la migliore. È un'accoglienza precaria,
Poi, conoscendo le persone, si potrebbero avere anche sistemazioni più adeguate, migliori. Il Signore Gesù non ci invita a migliorare la nostra posizione, la nostra situazione, ma accontentandoci dell'accoglienza avuta ad annunciare nelle case, ovunque, nella quotidianità, il suo Vangelo. È davvero un bel compito per l'estate che ormai avanza. È davvero una bella partita da giocare, non contro qualcuno, ma per qualcuno, a vantaggio delle persone e a vantaggio dell'intera umanità. Vi auguro una buona e santa estate, vi auguro di annunciare il Vangelo, testimoniandolo con la vostra vita, anche in questi giorni di riposo.